Eccoci qua, siamo finalmente live anche oggi. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Roberto, io prima di cominciare di parlare di... Oggi si parla di Allen, si disegna Allen. Com'è stato riprendere la moto? Bellissimo. L'ho ripresa anche oggi, la gamba sta tipo urlando. Però sono entusiasta. L'uomo più felice del mondo. Sì, anche perché adesso ci puoi anche aggiungere il fatto di essere, insomma, di... come dire, no, l'uomo che supporta il dolore per la moto, tutta una narrazione sotto che ci puoi mettere. No, l'unico problema è che non vedo l'ora di tornare in off-road e quello è presto. Lì mi sa che sarà un casino. Rischio, no, è che mi faccio male a sto momento, nel senso anche le vibrazioni corte mi si ripercuotono subito sulla gamba e quindi mi acciaccano subito, devo stare un po' più attentino. Oppure puoi fare come facevo io prima del rugby, ovvero ti riempi di antidolorifici, però credo che tu non possa. Ma il problema è che se ci poggio il peso sopra, poi male, cioè se cado, quella si ridompe, secondo me. Cioè, lo fanno, sì, le gambe a volte. Lo fanno, sì, tende a farlo. Giustamente dicono hashtag resilienza, giustamente ti scrivono. Madonna, una di quelle parole che odio. Beh, poi io penso che nessuno possa amare la parola resilienza al giorno d'oggi. No, ma ci stanno tutte sti cazzo di parole, dei momenti, le parole meme, no? Da quando Berlusconi fece la discesa in campo, che comunque è rimasta in politica come termine, che non ce li viviamo più, no, a questo periodo di... quella forma che su internet ormai è la regola, ma solo io, no cazzo! Ecco, volevo cominciare, no. Visto che oggi si parla di cinema, volevo cominciare con... Ma solo io penso che lo squalo sia un po'... che articolo di merda! Intanto condividiamo perché vedo che è già partita, bomba, subito, boom! Sì, no, ma questi sono... Perché tu stai giustamente, oggi si parlava di Allen e giustamente ti sei messo a disegnare un po'. Sai, ogni scusa per disegnare uno xenomorfo è buona, quindi ecco. Tanto vale prenderle tutte. Secondo te, cominciamo un po' a livello proprio concettuale, quali sono le cose imprescindibili di uno xenomorfo? Ma sai, intanto è strana e divertente tutta la storia, no? Nel senso sì. Arriva al film... intanto vabbè, segnaliamo che c'è un bel libro, facciamolo, stiamo parlando di Allen, sì, lo aggiungo allo streaming, diciamo. Lo metto un attimo con la camera principale, è bello fare la regia così. C'è un bel libro che ripercorre nuovamente tutta la storia di Alien e quindi c'è un modo di... Alcune informazioni sono note, le sappiamo tutti, altre sono meno note, è bello andarla ad esplorare. E tra l'altro il libro è straordinario, questa è l'edizione italiana. Sì, era fatta l'edizione italiana, il libro di Rinsler, che ha fatto anche, se non sbaglio, il libro di Aliens anche. Sì, e che contiamo anche quello di vederlo in Italia. Sì. Tanto dicevo, la cosa meravigliosa è un po' tutta la genere di Alien è avventurosa. Folle, no? Partiamo da un film che avrebbe dovuto dirigere Carpenter perché veniva da una versione seria di uno script di Dan O'Bannon con cui Carpenter praticamente aveva fatto il suo esamino all'università per finire i corsi universitari, che è coso, come si chiama il film? Star, sì. È il primo film di Carpenter, sì. E O'Bannon. Sì, perché mi viene in mente Star Crash? Dark Star, scusa. C'ha un nome simile. Dark Star, Dark Star, che è al posto dell'alieno, essendo poi a tratti una sorta di commedia caricaturale, cioè a sta sorta di grosso pallone da football che insegue gli astronauti. A sua volta, comunque, dentro Alien, le suggestioni dell'astronave atomica del dottor Quatermass, che in Italia, in America, poi si chiamava in realtà... la cosa da un altro mondo, che poi Carpenter comunque di cui Carpenter poi fa il remake, quindi tutta una storia complicata di questi nomi che girano attorno, sì, tutte attorno a quest'idea, sì, che girano poi attorno principalmente a Dan O'Bannon, sì. Essenzialmente perché è a lui che dobbiamo tutto il meccanismo. Quando però entra a bordo Scott le cose cambiano un po', perché io non so se il film che aveva in mente O'Bannon, che poi di fondo non è altro che l'ennesimo, o un primo se vogliamo, adattamento dei racconti lovecraftiani, in particolare di
Oddio, quello con i pinguini assassini. No. Cazzo, ci ho fatto anche l'adattamento a fumetti. Vabbè, oggi non vado forte con i nomi, No, ma scusatemi. no, non dici cosa, non dici alle montagne della follia. Montagne Alle montagne della della follia, sì. follia, sì, giusto, è vero, Sì, sì. partiamo sempre tutto da lì. Un libro sostanzialmente intrasformabile, come ben sa Guillermo del Toro, in un Che ci film sei che però scornato tutti clamorosamente. vogliono ancora trasformare in un film. Danno Bano non è che si allontana tantissimo, può fare quello. La struttura è quella, la creazione dell'equipaggio che entra in contatto con qualcosa d'anomalo e quindi un manipolo d'uomini. Contro un qualcosa d'alieno, impersudabile, inspiegabile, che ci fa impazzire e ci modifica, però alla fine, e Darkseid un po' lo racconta, O'Bannon avrebbe fatto un alienone con la tuta di gomma, Sì, ci sono anche presumibilmente. tutti i Quando... bozzetti, se non Sì. sbaglio, anche di Non come doveva belli, essere. no, No, non belli, ci sono. avrebbe fatto piuttosto ridere. No, ci sono, sì, infatti è una roba a quattro zampe, un po' insettoide. Sì, ma anche abbastanza ridicola poi con una certa componente buffa Sì, infatti eccolo qua, lo faccio vedere. Sì, è una roba abbastanza. Diciamo che non avrebbe mai fatto lo stesso effetto. Quando però arriva Ridley Scott tutto cambia perché Scott ha una formazione molto particolare. Tanto non è chiaramente Ridley Scott, cioè è un enfant prodige, sanno tutti che è un regista bravissimo e dotatissimo. Ma non è che proprio ancora hanno capito la portata del regista che ci hanno davanti. Quindi lui arriva e si porta un carico di cose che non si aspetta nessuno. In particolare si porta il carico di tutto quello che lui ha visto, guardato dalla sua esperienza cinematografica e televisiva legata alle pubblicità e al culto dell'immagine. Sì, lui Scott è il classico regista che una volta avrebbe detto, lui si è fatto la scuola con i videoclip, Sì, per ma è dire. così. Sì, 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 sì. Lì, solo che all'epoca i videoclip e gli spot erano erano la nuova frontiera dell'immagine. Certo. Quindi lui arriva lì con una cultura fortissima appunto dell'immagine e soprattutto con una cultura dell'immagine alimentata da roba europea, perché Scott è quello che c'ha ancora più del fratello, che in questo gli va, a me piace tantissimo Tony, ma in questo Tony va a traino di Ridley su questo aspetto qui, Tony si porta dietro una conoscenza profonda della scena artistica che riguarda tanto gli artisti e gli illustratori quanto i fumettisti. Quindi, quando deve iniziare a sognare Alien, che cosa fa? Chiama questo sconosciuto Oh, artista abbiamo avuto una svizzero. donazione, perdonami, da Donand89 che ha donato Grazie. ben 20 euro. Ha donato a questa Oh, cosa. grazie, Donald! Ha scritto: questo format, il libro di Lorenzo che ho adorato, l'ammirazione incondizionata nei confronti di Robert, sono responsabile per avermi fatto scoprire Twitch e avermi fatto ricomprare una console videogiochi dopo 15 anni. Colpa vostra, prendete i miei soldi. Bene, grazie! Grazie, grazie, Credo che sia il grazie. più grande donatore del nostro canale fino a Credo che al momento questo sia il più grande donatore del canale, sì, al momento lo è momento. di Grazie! sicuro, però qualcuno Grazie magari vuole davvero! batterlo, qualcuno magari vuole batterlo. Sapete che Insomma, no, un giorno dicevo, faremo fare arriva. le commission a Roberto in diretta, sappiatelo. Ok, perfetto, e così svoltiamo il Così lo canale. svoltiamo Arriva e davvero. porta tutta sta roba, cioè porta sta roba dai fumetti, porta sto svizzero pazzo che dice: sì, io lo disegno, però lo faccio con le ossa vere di cavallo e di altri mammiferi di cui non voglio che nessuno mi chieda Io l'origine, vorrei che è sapere la vero. faccia che hanno fatto a un certo punto. E si porta dietro un sacco di idee della visualizzazione e si porta dietro inevitabilmente il tono del film, perché pochi cazzi, anzi tanti cazzi, senza i cazzi di Giger e le vaccine di Giger, Alien non è Alien, cioè non è la stessa cosa se non ci fosse quel sottotesto erotico assolutamente inquietante, Sì, quella assolutamente mostruoso. morbosità clamorosa. Sì, e in più non si porta solo, peraltro. Scott non è che si porta solo Giger, si porta Moebius che gli disegna le tute spaziali L'amico e si porta, Moebius. sì, che poi lui e Moebius continueranno praticamente a collaborare più o meno insieme tutta la vita, e si porta poi anche tutti i grandi illustratori della fantascienza che disegnano la Nostromo, disegnano, Cobb, che arriva da sì, lui.
Sì, Ron Cobb e compagnia che gli portano tutto il design industriale, tutta roba che poi pochi anni dopo Scott continuerà. L'unico che non riesce a portare, quindi copia brutalmente su Allen, è Sid Mead, ma si rifarà Sì, pochissimo tempo dopo. è vero, è Si vero. rifarà pochissimo tempo dopo con Col seguito. no, con Blade Runner. Ah, sì, è vero, anche con prima che Blade Runner, è vero, sì. E arriva successivamente e si porta dietro tutto quello che già aveva fatto su Alien, più roba che non era riuscito a fare, che non vedeva l'ora di fare. Quindi l'esperienza è un qualcosa di notevole. Poi Alien è insieme a Blade Runner, peraltro, secondo me Scott c'ha questa enorme qualità. Sono due film impossibili da pensare produttivamente, cioè se ci mette con tutte le buone intenzioni del mondo, ma l'insieme di scelte un po' fortunose, dei momenti di vita delle persone che c'erano coinvolte, tutto lo trasformano in un film che non lo rifai a tavolino neanche No, ma proprio se sì, ti tutta una permette. serie di tempistiche clamorose, del Sì, recupero dei pezzi del Dune di Jodorowsky, queste robe qua. cioè c'erano tutta una serie di talenti in giro in quel momento. Di condizioni possibili che trasformavano delle cose che altrimenti sarebbero state impensabili, incredibili, che oggi come oggi non le puoi rifare. Poi oggi abbiamo pure il problema che tutto viene fatto in una maniera così standardizzata, per cui l'enorme differenza che passa tra Blade Runner e Blade Runner 2049 si vede tutto nel libro di previsualizzazione dei due film. In Blade Runner c'hai appunto i più grandi illustratori che venivano da tutto il mondo dell'illustrazione fantascientifica del periodo e dei fumettisti incredibili. In Blade Runner 2049 c'hai dei validissimi tipi che fanno Mestieranti. mestieranti, fotobashi che fanno solo cinema. Quindi le soluzioni che portano sono le soluzioni del cinema, già viste da altri mille prodotti cinema. Quindi ecco lì che ti ritrovi con un prodotto. Molta gente piace 2049, io Sì, continuo a a pensare sia qualcuno piace. terribile, però anche le persone più generose nei confronti del film, nessuno ho sentito di beh sì, è proprio come il primo, eh. Ma infatti il discorso è anche un po', se vogliamo, quello che accade con Dune. Io sono curioso comunque di vedere il Dune di Villeneuve, però è vero che è una roba fatta col misurino. Ma Non è poi una roba fatta fatta con per roba strafare. prestampata, no? Roba fatta con roba prestampata. Villeneuve per la seconda volta si cimenta con Mosso Sacro e per la seconda volta, per me, inspiegabilmente, ti mette della roba che è fabbrica, industria già preesistente. Cioè, io sembro pazzo perché mi sono concentrato su quella scemata dei guanti della Però dice Oakley. qualcosa quella dei Però guanti, ti eh. racconta tanto quella roba dei guanti della Oakley. Te la In guardi e fai, effetti, ma scusami, no? Quei sai. cazzo di guanti, ma come può essere che non hai capito che tanto si vedevano che sono guanti Diciamo che ti togli dalla magia, ti fa uscire dal film. ma poi ti dice proprio che manca un livello di consapevolezza che invece Giger, sì, Giger, Scott ci aveva fuori scala. Cioè Scott quando va a Scott c'ha una capacità di vedere su Alien e su Blade Runner che non è Cosa proprio intendi per sembra una roba vedere? rara. Vede fuori dalla Ah, scatola ok. cinematografica. Cioè, questi che arrivano adesso sono persone che stanno nel cinema e stando nel cinema operano secondo i meccanismi del cinema. Scott no, Scott portava tutta un'altra roba e la portava rischiando, però quella roba è quella che poi ha dato il flavor, il gusto ad Alien, che ha dato il gusto a Blade Runner e che ha fatto la differenza rendendo le opere Che sostanzialmente poi, se ci pensi, immortali. la capacità appunto di guardare fuori, di quello che decide di aggiungere al cinema invece che di rifare, è un po' quel discorso un po' da vecchi che facciamo ultimamente, di dire, però i film oggi li fanno tutti così una volta, è quella Ma roba sai, lì un po'. c'è stato un momento di Hollywood, quando Hollywood stava proprio in crisi, cioè sul finire del 60 e sul 70, ho avuto un periodo, oggi la storia del cinema si studia pochissimo, però la storia del cinema ti spiega tantissime cose. Hollywood c'è avuto un periodo terribile tra la fine del 60 e l'inizio del 70, perché la televisione era quella che stava realmente uccidendo.
Ma ho perso Roberto. Oh no. Però sta disegnando. Lui sta facendo un monologo adesso, ma non lo sa. Secondo me sta facendo. Ora proverò a chiamarlo. Proverò a chiamarlo perché lui sta facendo un monologo, ma non lo sa. Aspetta che gli scrivo. Allora. Speriamo mi trovi. Speriamo mi trovi. Intanto, sta dicendo una cosa fighissima sul cinema e non lo dice, non lo sente nessuno. Intanto continuo a farvi vedere il libro. Lo rimuovo un attimo dallo streaming, vediamo se si ripiglia. E intanto vi farò vedere un po' com'è sto benedetto libro. Lui non ci sta sentendo, eh? Io ora provo a chiamarlo perché non ci sta sentendo. Allora, vediamo se riesco. Esatto, nei primi momenti che sembra scritto da Ortolani, lui disegna come un matto e noi non lo vediamo. Sto chiamando in diretta, eh. Sei finito clamorosamente fuori onda. Hai fatto un bellissimo monologo sul cinema che nessuno ha sentito. Sì, siamo ancora live. Prova a rientrare un po'. Lo so, infatti, ti sei mutato clamorosamente. Aspetta un po', vai, ti aggancio. Hai fatto un bellissimo monologo sul cinema che nessuno ha sentito. Bene, ma l'altro invece l'iPad era rimasto online? Sì, infatti stavi disegnando benissimo, tutto bene. Si partiva col fatto che Hollywood era in crisi. Siamo rimasti lì. Sì, allora dice, scusatemi, non me ne sono anche accorto perché poi stavo con la testa bassa a E disegnare e quindi poi è preso dal no, sacro fuoco del pippone non me ne sono accorto. cinematografico. Sì, non mi sono accorto di niente. Dicevo, no, Hollywood era in crisi perché la televisione americana la televisione era entrata in tutte le case in maniera prepotente. Il prodotto televisivo era molto vicino al prodotto cinematografico dell'epoca, che non si era saputo la televisione, il cinema all'epoca non si era saputo reinventare il cinema americano. Ecco lì che la gente preferiva guardarsi film a casa piuttosto che andare a vedere un prodotto che tutto sommato era analogo in sala a un prezzo maggiore. Quindi che succede? Che arrivano gli europei, sostanzialmente il mondo si gira, si volta verso l'Europa perché c'è in atto una rivoluzione culturale e mille cose. Tarantino racconta tutto questo piuttosto bene C'era una Certo, c'è volta ad Hollywood. Hollywood, in cui i due personaggi interpretati da Brad Pitt Sì, è e Leonardo DiCaprio. DiCaprio sono la vecchia Hollywood che sta morendo, mentre Beh, c'è Sharon Tate. Polanski rappresenta il nuovo che arriva. Quel nuovo che arriva, quel Polanski, quel tipo di cinema lì, non è che diventa il mercato per il cinema americano, ma influenza una generazione di registi che si sta formando e che da lì in poi prenderà il controllo, che sono la generazione della nuova Hollywood, cioè Spielberg, Lucas, Emilius, Coppola. Scorsese, Coppola, tutta questa categoria di artisti qui che diventano appunto il nuovo cinema. Tra questi arriva anche questi due inglesi specializzati in pubblicità televisive che cambiano tutto perché raccontano un modo di far cinema a una generazione che in quel momento sta ancora cercando di capire, perché la rivoluzione dei guerre stellari quando esce Alien è arrivata solo da 3 anni e ancora la gente ancora sbarella, De Laurentiis cerca di fare copie tipo Flash Gordon, tutti cercano di imitare sta cosa nuova di guerre stellari e nessuno capisce che, e mentre stai ancora a cercare di capire guerre stellari ti arriva un'altra mazzaroccata in faccia come Alien che riscrive tutti i canoni della fantascienza
adulta e matura, quindi dice non solo che può esistere una fantascienza giocosa completamente diversa e per assurdo completamente credibile, perché poi è uno dei grandi pregi di Guerre Stellari, che mantiene un grado di coerenza nel suo universo e anche al termine visivi, ma che poi esiste anche una fantascienza matura, quindi è so, tutta una Sì, serie di un quasi blocchi slasher, cognitivi. se vogliamo, però che riesce a Sì. essere una roba adulta. Ma poi non solo horror, perché sai, il lato horror di Alien è facile, Sì. tutto sommato da capire. Quello che c'ha Alien dentro è che c'ha la simbologia, che invece è rognosa forte, cioè la simbologia di Alien l'hanno cercata di interpretare tutti, ognuno gli ha dato la propria versione, no? È il tumore, è l'idea della madre, è la figura della donna, è il cazzo, perché È tanto lo è vero. stupro. Sì, è lo stupro, cioè, e vanno bene tutti, cioè, Il fatto è che, esatto, hanno tutti ragione. ognuna di queste interpretazioni si adatta perfettamente alla creatura di Ridley Scott. E poi, secondo me, oggi è anche complicato capire il grado di follia che ci ha avuto Scott, il grado di coraggio che ci hanno avuto anche chi lo produceva, non se lo scordavo. Scott è andato lì e ha detto: questo film da svariati milioni di dollari, lo facciamo con cast disconosciuti. Tra l'altro, sì, esatto, Il così. protagonista, che è la cosa più convenzionale, perché alla fine Ripley è una final girl classica, proprio che era già stata raccontata da Tobe Hooper in Non aprite quella porta. Non c'è Certo. niente di originale in realtà nel ruolo di Sigourney Weaver in quel senso, ma è una sconosciuta che emerge tardissimo nel film. E Tu questa è la che cosa più bella, forse, che fino diciamo a boh, quasi la metà del film tu non hai un focus, non hai pensi che è Dallas, perché se è un maschio, quello c'ha il cappellino, si la chiama Dallas, barba. è il comandante. Se non hai mai sentito niente di Allen, ti aspetti che sia Dallas il protagonista. È l'unico che c'ha la faccia da protagonista, no? Cioè, che Sì. c'ha non sembra un comprimato, c'è una faccia di uno che dice: beh, questo potrebbe essere un divo di Hollywood, quindi è il protagonista. E Dallas muore male nel condotto. Cioè, Muore, sì, muore proprio come un topo. tu ti aspetti che Dallas ne esca da quel condotto. Da spettatore normale che non sa niente di Alien, beh, io la prima volta che l'ho visto ero certo che Dallas sarebbe uscito dal condotto. E invece Dallas da quel condotto non ce ne esce. E non c'è la storia d'amore, non ci raccontano niente. Che E l'hanno c'è appunto, c'è tolta una poi, tra doppia. l'altro, la storia d'amore. L'hanno tolta. Sì, ma perché non c'era? Non si sposavano, non andava bene. Meno male, perché poi Sì, ti questa immagino. cosa ha permesso di lavorare meglio sul personaggio di Ripley, di creargli una profondità diversa. Quindi. Tanto lei, se non sbaglio, il cast lo fece anche un po' quasi a caso, perché lì per lì sul momento pensavano di voler Meryl Streep, però ci aveva altri problemi, mi pare. Leggo nel Sì, Meryl libro. Streep non poteva, poi comunque Meryl Streep creava quel problema di essere un volto in qualche misura già un po' più noto, Sì. e quindi avrebbe creato un'erogna, non so, cioè, c'era Meryl Streep, tu sapevi che sarebbe sopravvissuta, o Vero. sarebbe stato un fortissimo colpo di scena se l'avessero ammazzata. Invece il fatto che lei è proprio un mister nessuno, no, non te l'aspetti, Miss nessuno, scusate, non te Esatto. l'aspetti che sia lei a emergere nel film, non è la caratteristica pensata. Poi non scordiamoci che è un film sugli alieni, e poi secondo me la cosa che mette più paura è quel cazzo di Ash. Tra l'altro, sì, in effetti la cosa che fa più paura è l'androide, cioè, Sì, che è una e roba. poi la maniera in cui viene servito, no? Ash è un po' inquietante, ma è forse anche l'elemento più convenzionale della storia, perché tutto sommato venivamo da 2001, Odissea nello spazio, Sì. e le intelligenze artificiali che ti sparano fuori dai pannelli, tutto sommato ci eravamo anche Sì, abituati. l'IA cattiva, comunque la Sì. tecnologia cattiva ce Però l'avevamo. pensa che, ne so, tutte le scene, tutti i cattivi continuano a violentare le bocche e le facce della gente, no? Sì. Ash cerca di infilare un cazzo in bocca a Sigourney Weaver, Che che è un poi sì, una giornale rivista arrotolato. arrotolata, ma alla fine sì. Sì. Che è una rivista pornografica arrotolata, Ah, non me lo non è una ricordavo, è scelta, vero, è una rivista è una pornografica. rivista porno, non è una scelta a caso, è tutto voluto. Vai, è ripartito. No, Roberto. No. Che cacchio gli succede oggi non si sa. Oggi, ragazzi, abbiamo problemi.
Spero che stavolta se ne sia accorto, ma non credo. Gli scriverò subito. Ah, rieccolo. Perdonatemi. Rieccosi. No, non è davvero. Non so perché fa così, perdonatemi. Oggi, ma è sulla rivista porno ti hanno censurato. Sì, però poi sai, capito, una rivista porno arrotolata, messa lì, tutto un discorso sul femminile è fortissimo, l'alieno continua a infilare sto cazzo di fallo che c'è in bocca, nella faccia della gente. C'è poi quella scena anche che poi è stata un po' tolta del personaggio transgender. Sì, perché è un personaggio transgender, ma non viene adesso nel film attuale, nella versione attuale, non viene raccontato. Lewis, no, come si chiama? Lewis. L'altro personaggio femminile Lewis mi pare Lewis mi pare sì. Il nome sì che è stata eliminata, però c'era proprio una riflessione, non è dici state sovraleggendo, state aggiungendo roba, c'è la scena in cui lei rivive tra virgolette appunto la presenza, perché comunque la coda che le arriva tra le gambe, che simula anche lì un pene, cioè sono dei livelli di lettura incredibili in questo film. Tostissimi. Poi aggiungiamoci che loro entrano dentro sto ventre della nave aliena, che è di fatto una serie di vagine messe una accanto all'altra, perché si vedono proprio negli studi di Giger, Sì, è che vero. appunto Giger non si risparmia un attimo, infila cazzi e cose in compagnia, ecco lì. E in più c'è poi tutto il tema fantascientifico, trattato con una serietà meravigliosa, un realismo meraviglioso, Ecco, perché è la cosa vero che... bellissima, sì, ecco, la tecnologia che sembra non scadere mai. No, e poi perché loro c'hanno un'intenzione già perfetta all'inizio, nel senso, gran parte del lavoro l'aveva fatto prima Kubrick e poi anche Lucas, perché c'è tanto dell'eredità di Alien, di Guerre Stellari Sì, certo, c'è dentro Alien. comunque. Quindi, quelle astronavi realistiche, sporche, realistiche ce le hai da 2 milioni di anni nello spazio, sporche te le ha date Guerre Stellari per la prima volta. Vero. I caccia, i TIE Fighter sporcati, tutta quella roba lì, quella è proprio roba che è un'intuizione felicissima di Lucas al cinema. Una volta le astronavi erano tutte luminosine, da Lucas in poi noi, ma più il luminoso non esiste, esiste il logoro, l'usurato, il provato. Sì, poi l'idea appunto è che quella sia proprio una nave, sia un camion fondamentalmente, È un cioè camion spaziale, è è un un camion camion spaziale popolato da spaziale. gente che litiga per i contratti sindacali con personaggi meravigliosi, poi quelli del ponte di sotto, probabilmente il cuore, no? I personaggi più Sì, simpatici sì, sono sì, entrambi sì, dei sì, film sì, sì. terribili. Il povero Jim Foster muore, ma no, Jim Foster, coso. Sì, Vabbè, niente, con i nomi oggi li oggi è la facciamo giornata cagare al senza sacco. nomi, oggi è la giornata senza Sì, nomi, sì, sì. sì. E quindi ti ritrovi niente con personaggi meravigliosi che raccontano una roba. Mi sembra una figata sto alieno. Scusate, sono molto contento di questa notizia. Beh, sì, vero, vero. E quindi c'hai grandissima fantascienza, matura, una grandissima provocazione culturale, un grandissimo occhio cinema, perché Scott prima aveva fatto I Duellanti, che era un film interessante, ma ancora molto convenzionale. Come approccio, cioè proprio come materia Ci era suggeriscono Brett e convenzionale. Parker, giustamente, quelli che Brett fanno. Parker, è vero. Sì, no, io dicevo il nome Ah, dell'attore sì. che hanno fatto pure un bellissimo un film su di lui, documentario, Sì. quasi documentario, adesso mi sfugge il nome, che sta ovunque, era da Carpenter a Lynch, lui ha fatto veramente la qualsiasi, eppure il padre in Sixteen Candles, in questo momento non mi viene il nome, va così. No, comunque sì, è Dim, ma vero. no. Se ora non mi viene in mente neanche a me, incredibilmente. Credo, sì, c'era un bellissimo film, mi ricordo che fondamentalmente sì, è un documentario. Harriet Stanton, ecco. Harry Dean Stanton, grazie, che appare anche in un Marvel recente, in un Avengers, mi pare, come ultima apparizione di Harry Dean Stanton. Mi sa di sì. L'uomo che poi è la prima vittima del nostro uomo, no? Nel senso è quello che, oltre a Holmes, che con la terribile scena del chestbuster, però è il primo che si becca un xenomorfo in faccia ormai. Sì, praticamente quella scena in cui se lo porta su. Quello che se lo porta su, che alza lo sguardo, il gatto Jones soffia e lui si vede la bocca per un attimo dell'alieno.
ecco lì. Poi tu non lo so, tu quando hai visto Alien eri preparato? Cioè, Un po' te ne avevano sì, già nel parlato? senso, ecco, si va detto che comunque io l'avevo visto, ho visto Alien, perché se ora cerco un po' di andare a scavare, se ricordo bene l'ho visto perché mio padre era esaltatissimo per Aliens e quindi poi dopo alla fine quando è arrivato, quando ho potuto vederlo mi sono visto prima Alien sapendo un po' come era fatto l'alieno però comunque in qualche modo di sfuggita perché tra, un po' come in Star Wars, tra virgolette, sono arrivati un po' prima i giocattoli che l'alieno in sé, perché mi ricordo che vedevo Alien, ho visto forse addirittura forse prima Aliens, quindi comunque che era un Quindi pochino ti sei più preso prima il reganismo di prima, recupero esatto, di Picard. prima i Viet Cong e poi l'orrore, sì. Ma sai, per me è strano perché io per anni ho ritenuto, quando ero un giovane ragazzino provocatore della critica, continuavo a dire: sì, vabbè, ma Alien sta al pari merito. No, nel senso, bello, bello Aliens, mi piace No, uno dei miei film tantissimo. preferiti, senza dubbio, Credo però. che sia un giocattolo meraviglioso, però un giocattolo. Cioè, a conti fatti, poi vai a stringere quello che Alien mette nel cinema mondiale e che ti mette proprio a te come essere umano. Aliens non lo vede manco di striscio. Cioè, capisco perché Ridley Scott negli anni ha voluto riprendere la Quella paternità cosa là, sì. e ha negato tantissimo dell'alieno. Per esempio, l'idea della regina aliena Arriva dopo. di è venuta dopo, e anche perché non era nel No. ciclo vitale ipotizzato No, anzi, da era Giger. molto più crudele, se vogliamo, ancora più morboso il ciclo vitale Era alieno. molto peggio, comprendeva tutto degli elementi da cannibalizzazione, e soprattutto nell'idea di Giger e Scott iniziale, l'alieno non era solo un insetto, l'alieno era una società, era una cultura. C'aveva dei riti, c'è il famoso disegno della piramide in cui si Sì. vede tutta la piramide alimentare e ci stanno gli alieni che tengono altri alieni che li partoriscono, no? Sì, Proprio c'è gli tipo eliti. è una roba molto simile, se vogliamo, a una cultura quasi precolombiana come Sì, visualizzazione. sì, 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 sì. E lì poi si rialza tutto un altro discorso perché a quel punto sembra quasi che gli alieni sono donne. Perché non c'è una madre, non c'è una regina aliena. La regina aliena è un concetto che normalizza tutto. Sì, E perché è vero, nelle alla scene luce. tagliate l'alieno trasforma in uovo, modificando biologicamente uno dei suoi o dei suoi prigionieri. Sì, e in più c'è anche la scena tagliata, quella con Dallas, no? Quella con Dallas Sì, che è mezzo dentro il. mutato. Sì, ma dentro al bossolo. Ma poi perché? Perché non c'è una regina aliena? Perché nell'ottica di Scott e di Giger, perché Giger in termini simbolici e di significato ha aggiunto tantissimo al mito di Alien, l'alieno è uomo, è malvagio e stupratore, e la regina aliena, che poi diventa una parte fondamentale del discorso di Scott, non può essere compresa. Non può far parte di quella cosa, perché a quel punto significherebbe mettere in questa gigantesco fallo che se ne va in giro per lo spazio e ammazza la gente, l'elemento femminile, e loro non lo vogliono assolutamente. È una fobia, una follia fallocratica l'alieno. Sì. Qualsiasi altra versione lo indebolisce. Quindi è tutto molto figo. Poi voglio dire, stiamo a parlare veramente del capolavoro assoluto. Ci chiedono se quindi possiamo dire che viene prima Claremont di Cameron sulla regina degli alieni con Sì, assolutamente, la covata è una di quelle cose strane, no? Perché quando, praticamente, di che stanno parlando per chi non fosse un maniaco nerd dei fumetti, tra Alien ed Aliens, Chris Claremont scrive un ciclo di storie per gli X-Men in cui degli alieni, The Brood, molto simili agli alieni, agli xenomorfi di Alien, invadono la Charles Manson, diventano degli avversari degli X-Men. In questo ciclo narrativo viene ipotizzata appunto che la covata c'ha una madre aliena, e poi quando arrivano gli X-Men quando arriva l'Aliens di Cameron, l'idea della madre aliena, eccola lì che la vediamo rispuntare lì dentro. Molti hanno detto Cameron ha copiato, e io sinceramente credo di sì, nel Ah sì? senso sì.
Cameron era un fumettista sia perché era un autore fumettista molto forte, sia perché era un... non è nuovo a questa roba. Cioè, Rank Xerox esiste prima di Terminator. Vero. E ci sono le testimonianze che Cameron, quando stava in Italia per girare Piranha 2, il suo primo film, incontrò Liberatore, Tornino Liberatore Ok. e Tamburini, nel Sì. senso era uno che c'aveva proprio come Scott, era uno che c'aveva proprio gli occhi puntati fuori dal cinema. A me che non avesse visto, oltretutto ho sempre detto un grande lettore di fumetti Marvel, la roba di Cameron, della roba di Claremont mi sembra proprio improbabile, stava proprio lì. E poi sta proprio lì anche come materiale, nel senso quello che dicevo prima, è un'idea un po' puerile quella della madre aliena che adoro, anche perché permette a Ripley di fare la scena, Sì, una delle scene più iconiche del cinema. stai Cinema. lontana da lei puttana, tutta quella roba lì, Che tra però è l'altro è un'altra carina. simbologia di donna contro donna, se vogliamo, Sì, però anche. vedi come uno che invece ci ha sempre avuto dei problemi con le figure femminili, no? Cameron è sempre alla ricerca e alla costruzione di questo femmuomo cameroniano, per cui le donne sono sempre la donna migliore, è sempre la donna che sembra un uomo Se ci nel pensi anche le cinema. sue compagne di vita non hanno sempre detta Certo, sta roba, cioè, è tutto lì. Cioè, tu c'hai perdonami, hai voglia a l'uomo che è scindere sempre stato. l'artista dall'uomo a sto punto? Ah, stai parlando, è uno che si è sempre messo con donne che poi si sono o rivelate o dicevano sin da subito di essere lesbiche o bisessuali e poi si sono sempre sposate addirittura tra loro. Insomma. E quindi è chiaro che c'è un discorso dietro. E il discorso di Cameron è sempre questa idealizzazione di questa donna che donna non è, perché Sarah Connor deve diventare un soldato per diventare un personaggio decente. Quindi deve abbandonare il suo lato femminile. Quando mette le mani su Ripley, la fa diventare Rambo. Oltretutto, Rambo, il secondo Rambo e Aliens sono praticamente lo stesso film, essendo scritti dalla stessa persona negli stessi giorni. Cioè, C'aveva tutto che incasa. poco tempo, ha detto, vabbè, Sì. senti, L'ha sempre detto, lui ha detto sono lo stesso film, semplicemente c'avevo pochissimo tempo, ho scritto la stessa cosa mutuandola in due pellicole diverse. E quindi ti ritrovi lì con una cosa che a me piace molto, però che più passano gli anni più ne vedi i limiti beh, se ci pensi dell'approccio anche Ripley di comunque è un personaggio che si presta a un certo androgia, una certa androginia, cioè Cameron. Ma no, nel senso in parte, no, nella dico, versione cameroniana. sì, no, ma Ma dico comunque il fascino di Sigourney Weaver è una bellissima donna, però non è la bellezza classica. Poi. però la potenza di Sigourney Weaver, la scena che ci ricordiamo tutti di Sigourney Weaver Della, del sì, primo del Alien finale. è cazzo, è quando si toglie quella tuta e c'è il Monte di Venere di lei lì Davanti, per però. carrettiera che si sta a infilare con la tuta e di colpo c'è la donna, Sì. cioè, capito? Di colpo in Alien c'è qualcosa di meraviglioso che è antitetico all'alieno Nello stesso allo xenomorfo spazio, di poi uno Hitler. accanto Sì, all'altro. nello stesso spazio, e tu vedi la bellezza assoluta confrontata con la minaccia, il mostro assoluto, e sono tutte e due belli e mostruosi allo stesso tempo. Il gioco delle simbologie che fanno lì è incredibile, cioè proprio una roba fuori Tanto lì scala. c'è anche un finale che è cambiato comunque. Sì. Infatti ci chiedevano, ma parleremo del finale originale, vero? Dice. Ma non lo so, nel senso io poi penso sempre che il film è quello che è, i registi, a meno che non ci siano enormi ingerenze da Beh, parte delle produzioni. Allen un po' di ingerenze quando l'ha avuta, eh? Nel senso, non lo voleva, è il classico film che non volevano far uscire a un certo punto. Però poi Scott non ha mai detto non è il mio film, Ah non è il no, no, film no, che... no, Cioè, no, 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 e non è che sei uno che si è mai tirato indietro adesso lo rigiro da capo, no. voglio No, tu, ci siamo mancherebbe. alla decima versione di Blade Runner tra un po', quindi, però secondo me se il film è uscito con quel finale, il finale di Alien è quello. Poi
Raccontalo tu mentre sistemo sta No, cosa il per. finale, nel senso, quel finale, nel senso, comunque c'era, io leggevo appunto nel libro tutta questa storia di appunto produzioni che dicevano: no, sto film sarà uno schifo, sto film sarà un flop, sai, insomma, gli screening che vengono fatti dicevano che la gente comunque non piaceva, non piaceva, poi alla fine poi piacque, anche perché non credo appunto l'abbiano rimaneggiato più di tanto. Credo che comunque la parte del finale tagliato, in cui appunto finisce male, finisce lì il film fondamentalmente, sia comunque stata una scelta fatta dopo per evitare una roba di caricare ulteriormente. Non credo, appunto, come dice te, che non credo ci siano state ingerenze sotto questo punto di vista. Cioè, banalmente si sono resi conto a film finito e detto: ma magari forse è un po' troppo. Di cui dicono Non lo so. sarebbe stato più horror, ma insomma, non mi sembra che così sia A me poco l'inquietudine che mi ha lasciato comunque il film, perché tu non lo sai, no? Cioè lei rimane alla deriva nello horror. spazio. Sì. Non lo sai se lui l'ha piantato nuovo da qualche parte. Preferisco non saperlo, preferisco che poi il meccanismo che è stato ripreso alla fine di Alien Cube, per aprire il terzo alieno, e l'abbiamo odiato tutti. Però poi l'abbiamo, zitti zitti, l'abbiamo anche No, recuperato, alla fine. io amo Alien 3, il terzo Alien come film, ma continuo a pensare che il modo in cui entrano nella storia è terribile. Cioè, Sì. l'idea di liberarsi dei due personaggi dopo che tu mi ci hai fatto affezionare per un intero film e poi Sì, te quello è liberi dei crudele. loro fuori campo. È bella la scena di lei che deve sezionare Newt. Quella è proprio una scena che mi è piaciuta. Però X si meritava di più. Siamo tutti, credo, consapevoli che. L'alternativa sarebbe stato l'Alien 3 fatto da Gibson, Sì, che era Biancaneve 7 anni, lo sai che lei non usciva mai, in una delle versioni lei non usciva mai dalla cripta di cristallo, no? ah, Lei sì, è vero. arrivava su sta mini pianeta miniera, dentro la bara di criogenizzazione, rimaneva lì, criogenizzata, e gli altri personaggi erano 7 minatori che la veneravano come una dea, cercando di capire che cosa fare. Fino a che il principe, che era lo xenomorfo, la risvegliava. Vabbè, che poi ecco, secondo te Allen può prescindere dal replay? Secondo me Una domanda non può prescindere, difficile. per me non può prescindere da Ridley. Anche. Cioè, più passano gli anni, più mi convinco che è una roba totalmente sua che avrebbero dovuto lasciargli sempre in mano a lui. Cioè, lui adesso la dedizione definitiva di Alien, quella che circola, mette fuori canone Aliens. Sì, è vero. E quindi sono tecnicamente due film non più collegati. Lui aveva un piano, il piano è finito, perché Prometheus Sì, il secondo che non mi ricordo. Sì, vabbè. A Sono andati come sono andati. te è Secondo piaciuto? A te me, sono piaciuti? no, perché dentro c'è troppa cattiva scrittura. Ci stanno scienziati che allungano le mani per toccare Oh, gli vero. alieni. Sì, esatto. Il famoso effetto Prometheus di toccare tutto. A me la Delle scena quella cose col cobra alieno, cioè. che. Eh sì, quella è proprio una roba che faccio fatica a digerire. Visivamente, sì, No, moltissimo. sono molto belli Visivamente. da vedere. Ci stanno proprio delle idee che mi mandano i pazzi, sia in Prometheus sia in Ma se Covenant. vogliamo anche tutto il discorso di come è messo lì il robot, insomma, l'androide, lì è molto bella quella parte lì. Sì, è un bel personaggio, peraltro, lui. Cioè, io Sì. vorrei sapere come finisce la sua storia, ma non lo saprò mai. C'è alcune scene che mi piacciono tantissimo. Mi piace tantissimo quando lei si opera da sola nel periferico. Vero? Estrapolarsi la cosa, c'è cioè proprio anche delle zampate piuttosto cattive. E secondo me le idee ce l'aveva. Il problema è che c'ha una scrittura cattiva che deriva principalmente da coso, come cazzo si chiama? Dallo sceneggiatore attualmente di Watchmen, che ha fatto un bel lavoro su Watchmen. Ah, sì, lì, no, Lindelof. Lindelof, sì. Sì, da lì, sì, quella roba un po' sua, sì. Però va bene così. Avrei preferito che gli avessero fatto fare il terzo.
Ma in realtà a un certo punto vorrei che avessero fatto fare tutti i film di Alien Promessi. A me la cosa che è bello, c'è la serie televisiva. Io non ho capito veramente che cosa ci si può Lì aspettare. torniamo a quel discorso là, esatto, cioè con tutto quello che abbiamo detto oggi, adesso, voi la serie televisiva su Alien effettivamente ce la Io vedete bene? Boh. faccio proprio fatica. Faccio fatica, ma non tanto perché mi dico, oh mio Dio, non potranno mettere tutto quel sesso e tutte quelle. È che secondo me oggi come oggi non c'è un grado di profondità abbastanza alto per autori con una profondità, uno spessore tali da giustificare Ma forse un secondo me nuovo, una anche il serie. discorso del sesso in quel modo ora ha molto meno potenza. Ma sai, non lo so, nel senso non abbiamo mai più visto una roba del genere. Cioè, Hollywood non si è fatta più ingannare da giovani cineasti che gli hanno mandato in sala delle cose. Io vorrei ricordarti che Sigourney Weaver, quando ha visto la scena del chestbuster che Sì, sfondava non le lo cose, sapevano. si è sentita male sul set e per anni continuava a dire è pornografia. Beh, lei diceva proprio che quella scena era pornografica dal suo punto di vista. E è vero! Perché in Beh, effetti sì, anche quella lì è un parto, di è fatto. un orribile parto, terribile, è la trasformazione del momento sacro, è bellissimo, in una cosa terribile. Cioè, c'ha Dato. ragione quando lei dice che è una scena di una violenza rara, ma quella scena è un momento del cinema che rimane impresso come la gonna di Marilyn, come la testa di Linda Blair dell'esorcista. Cioè, sono quegli attimi di cinema che non si sono più ripetuti, proprio No, no, roba quella è di. poi appunto ottenuto, come dicevamo, nell'ignoranza del Del cast. cast che non si aspettava una cosa del genere, si è ritrovata un momento di Con pura Budella prima. Vere, se non sbaglio, anche parti di Sì, Budella d'Agnello, mi sembra di ma voi ricordare. pensate a quei matti quando l'hanno pensata, che col grido dei mogli fanno lo scherzone a tutti quando vedono questa cosa. Pensate quando hanno fatto le prime proiezioni davanti ai produttori degli studios e adesso vi facciamo vedere il nostro film. E ricordate sempre che tutti quelli stanno sempre alla ricerca in quel periodo del prossimo Guerre Stellari e si ritrovano Alien. Sì, che è come dire, vorremmo fare, che ne so, appunto, un film fantasy classico e ti trovi Conan. Che No, cosa, Conan già più era sempre facile Vogliamo fare Guerre Conan, già più Stellari. facile Conan, No, ma diciamo. era sempre Vogliamo fare Guerre Stellari. Era un altro Vero, dire. era Il l'altro Guerre malintendimento Stellari. Vogliamo fare Guerre Stellari è uscito fuori un po' di tutto. Sì, vero, Guerre Stellari ha veramente dato la stura a non so quanta roba. Oh, però tanto questo è finito, possiamo pure toglierlo Vedo dopo. che ti sei ispirato parecchio, è molto bello, devo dire. E sì, ma dopo lo posto su Ma Instagram. lo xenomorfo, tanto sì, ecco. La domanda iniziale era, secondo te cosa non può prescindere quando si disegna uno xenomorfo? Cioè, qual è Sai, l'elemento che bisogna inserire sempre? Un po' di ansia, forse. è un po' di sacralità. Cioè, Vero? c'è stato, La sai, sacralità. lo xenomorfo è stato sfruttato in termini visivi tantissimo, perché la Dark Horse ci ha fatto una fortuna costruendo sostanzialmente il suo impero editoriale sul finire degli anni 90. La Dark Horse nasce perché hanno intuizione di comprare queste licenze che non gliene frega niente a nessuno in quel momento e farne dei fumetti. La prima serie di Alien in bianco e nero diventa un successo editoriale dipendente altissimo. La Dark Horse diventa una casa editrice effettiva, quindi Alien era strettamente legata alla Dark Horse, che l'ha sfruttato in lungo e largo nei romanzi, nei fumetti. Il risultato è che alcuni fumettisti hanno davvero ben interpretato la matrice, molti l'hanno trasformato in un insettone spaziale senza Sì, tanto i senso pratico. granchiacci, come vengono Sì, chiamate, per sì. assurdo, per esempio, uno come Sam Kitt, che li faceva carichissimi, super gorilleschi, però dava un'interpretazione sua. Cioè, quello che ti serve su Alien è un'interpretazione autoriale. Per quanto io non ami, per esempio, il quarto Alien, quello con gli alieni che nuotano, e con Che l'alieno cerca di, fantastico. sì, che è la cosa buona che c'ha lì è che sempre l'idea di fare la sporca dozzina, comunque il Sì, c'è una gruppetto, bella squadra, l'emo però hanno chiamato branco. un autore. Cioè, l'idea bella di Alien cinematograficamente parlando è che in questo gli studio sono sempre stati bravi, hanno sempre cercato una voce autoriale per Sì, è interpretare Alien, vero. lasciandogli un certo grado di libertà. Quindi,
alcune interpretazioni piacciono, altre non mi piacciono, ma fino a che c'è una visione di un autore che declina l'alieno come crede, è figo. Quando è facciamo un po' di alieni con la carne vicina, insomma, tanto è vero che gli ultimi fumetti di Alien mi dicono pochissimo, quello che sta per fare la Marvel, che annunciava Marvel che vuole fare su Alien, mi dice ancora meno, Cos'è che già non me farà la la... so persa cosa fa su Beh, Alien? credo che alla fine finirà per inserirli nell'universo narrativo Marvel, Oh mamma mia. quindi i crossover saranno... Cioè, per esempio, nell'universo narrativo DC c'è stato un crossover con Superman che era bellissimo, proprio Anche con bello, perché Batman mi se... ricordo un cross. No, forse era Predator. Con Batman era Era Predator, con Predator. Superman era Alien, e era bellissimo, disegnato anche Nolan in stato di grazia, e che però che faceva... Andava a giocare sul fatto che forse Superman poteva reggere al sangue alieno o al fatto di essere infettato da un alieno, perché è Superman, Chiaro. tutto il resto no. Era strano, era sinistro, dicesse, inquietante anche su Superman. Però insomma, sui fumetti, alcune cose che l'hanno stilizzato sono interessanti. Quando si tratta di illustrazioni, per me, se non ci metti un senso di sacrale in quella minaccia, un senso di... L'alieno un po' te lo dovresti voler portare a letto, cioè per quanto è mostruoso, però un po' te lo vuoi Cioè, portare a si letto. Deve dovrebbe dare essere quel senso di, sì, di lascivia. sexy, cioè in qualche misura ti devi essere attratto dall'alieno, cioè deve Anche perché se qualcosa ci che... pensi, l'alieno, quando comunque nei film uccide, c'è sempre un momento in cui abbraccia, tocca la faccia Sì, della vittima, ma poi cioè, sì. si muove nei movimenti, ti avvolge, almeno quello di Classico. Scott, quelli di Cameron, insomma, degli insettoni che corrono verso di te facendo Sì, è vero, è vero, è vero. e, che poi erano solo sei i costumi su Aliens, e quando pensi alla maestria Come di l'hanno gestiti? Cameron, capito, sei costumi, e per me gli alieni che vedo dentro Sutta. Aliens sono tipo la metà di mille. Sì, tanto ecco, Alien per esempio è un altro film, si parlava prima del debito che ha nei confronti di Star Wars, ma forse anche verso lo squalo, se Ma vogliamo. sì, insomma, nel senso sì, il meccanismo è quello, cioè non mostrare per mostrare tutto. Però non lo so, lì ci vedo più debito di entrambi verso alcuni film horror degli anni Sì, 50, la casa più stregata, che, la sì, classica, più che sì. un, o l'astronave maledetta, più che un Sì. parlarsi tra loro, anche perché Scott non ha mai guardato a Spielberg, diciamo, erano troppo coetanei, Sì. troppo vicini anche di interessi per Poi secondo me vedere Scott deve certo. essere uno abbastanza scontroso, mi sa. Cioè, Beh, dicono che c'è un carattere difficile, non poi per deve, tanti anni è cioè, hai girato visto un lì po' all'epoca meno. lavoravano un po' tutti, no? Allora vengo da te, facciamo la grigliata, mi viene in mente Indiana Jones, ti giro questa scena. Lui secondo Però lui me. veniva dall'Inghilterra, era Lui appunto era inglese, proprio un quindi era altro comunque uno gruppo. straniero, lavorava solo su progetti più autoriali, e quindi poteva guardare la New Hollywood dicendo: ma io sono un po' me meglio di voi ragazzini che fate roba commerciale. Quindi poi ha fatto Blade Runner, la gente un po' che inginocchiasse davanti a uno che ha fatto Tanto, Blade la Runner. domanda è se l'alien è una belva, cioè una tigre, un animale o è un essere umano, tra virgolette. No, l'alien è Dio. Ecco, come risolte. No, per me non ci può essere altro, cioè l'alieno può essere solo un'idea di Dio. Quando Distruttore. sì, ma proprio l'alieno è chiaramente al di là del bene e del male. L'alieno non è Lo dice cattivo, anche l'alieno è, chiaramente l'androide. lo racconta Ash, lo racconta tutte le creature sintetiche dei film, che sia Bishop, che sia Ash o compagnia, non fanno altro che dirti quanto sia perfetto. L'alieno è uno strumento perfetto, e essendo perfetto non puoi essere che vicino a Dio. Quindi Non ha l'alieno è... pulsioni che non siano Sì, perfette. Sì. la perfezione della sua cosa. Quindi non può essere altro che una creatura divina, un angelo. Forse è la rappresentazione migliore dell'idea di angelo, tanto è vero che non c'ha sesso. È vero. È vero, è vero. Non ha alcun sesso. È tutto sesso pure. Sì, da cominciare dalla testa. Che prima era a teschio e poi invece la cambiano un po' alla fine. C'è anche un bel design dietro, là dietro. Nei Beh, primi perché bozzetti era quasi. Ce ne sono alcuni in cui si vede di Giger, in cui c'è questo. Lei ha quattro zampe e sembra quasi una donna in Gepier. sì, è vero.
Poi in realtà il teschio c'è sempre, è che in Allen non si vede tantissimo, ma c'è, cioè è La molto trasparenza, focizzato, sì. ma la trasparenza c'è. Poi in Allen si perde quasi completamente l'elemento del teschio in trasparenza. Poi tutto questo siamo a tessere lodi di Giger, siamo a tessere lodi di Cameron, siamo a tessere lodi di tutti, non abbiamo parlato di Rambaldi, Sì. che si è fatto un culo come la casa per trasformare la testa immaginata da Sì, io mi Giger in immagino la qualcosa. scena che arriva sul tedesco con questo accento marcatamente appunto teutonico e ti fa: questi sono i bozzetti, adesso falli muovere. Adesso costruisci l'italiano. Esatto, vai, vai. Cioè, ce n'è tantissimo di dialettità, ma anche se pensi alla scena dello Space Jockey, Giger la costruisce scolpendola direttamente. Quando si rendono conto di quanto spazio ci vorrebbe nei Pinewood Studio per farla in scala, capiscono che è una scena irrisolvibile, ingirabile, perché serve tutta la piattaforma, lo Space Jockey con quella sorta di enorme fallo gigante Sì, a cui scusate, è no tedesco, svizzero, agganciato. svizzero, no tedesco, svizzero Sì, l'accento a cui strano. aggancia la cosa. Giger che continua ad andare dal mattatoio dove porta le ossa, dove carica le ossa delle mucche, agli Pinewood a costruire sta roba. E lì c'è l'intuizione generale di Scott che dice: la giriamo a un terzo di grandezza e usiamo i nani e i bambini per gli astronauti. Vero. Quindi quelli che vedi sul set in realtà sono dei bambini traumatizzati da vedere Pensa. giganteschi cazzi di Giger che guardano quelle cose e camminano Beh, su almeno diciamo che non cazzetti. era difficile avere una certa mimica del sense of wonder o di comunque di paura. Però è un film fatto anche di tantissime soluzioni difficilissime. Cioè, Alien non è costato tantissimo come film, eppure c'è un aspetto che ancora oggi, ho preso adesso il 4K, è incredibile. Beh, è proprio fuori No, ma poi schermo. sì, esatto, è una roba che veramente quel tipo di fare cinema forse oggi lo trovi soltanto in delle produzioni. No, quel tipo di fare cinema secondo me non Non esiste. esiste più, Cioè, ecco, diciamo. il discorso è una major che investe così tanto su un film in cui non ci stanno star, C'è un concept, mostro. sì. Su un concept difficilissimo, con implicazioni sessuali pesantissime, in mano a gente pazza che viene dal mondo dell'arte e che fa esattamente quello che cazzo gli pare perché il film deve essere bello come dicono loro, non è. E su un regista che non aveva fatto i soldi, perché i Duellanti erano stato un successo di critica, non di pubblico. No, cioè, Mentre non di invece pubblico Alien, nel ecco, senso. invece Alien di successo ne fai come? Alien meno però di quello che abbiamo la percezione No, noi, eh. Alien va non è Guerre molto. Stellari, per carità, però Alien va comunque. molto bene, ma comunque non è un blockbuster, è un film che va molto bene, chiaramente c'è un plauso di pubblico assurdo, e poi porta Scott al film successivo, e il film successivo va una merda, solo che il film successivo è Blade Runner. Infatti adesso ci dicono, ma allora prossima live anche su Blade Runner? Faremo una live anche su Blade Blade Runner. Runner è tosto, Blade Runner Blade Runner è tosto. si comincia, lì c'è da studiare un pochino, secondo me. Però ecco, domanda interessante. Nello spazio nessuno può sentirti urlare, miglior tagline della storia? È una Diciamo. grandissima tagline come il grafico che ha fatto i titoli di testa di Alien è uno che gli fa solo che un monumento. Ma anche il trailer, mi ricordo all'epoca, io ho recuperato poi dopo il trailer, se lo guardate è una roba assurda. Ma quelle lettere che si compongono lentamente, insomma, una cosa che ancora oggi io mi fermo a guardarla ammirato, tanto è elegante, ipnotizzante, proprio mesmerizzante. Cioè, una volta che tu guardi quei titoli di testa, stai già dentro al film, terrorizzato dal film. Che poi è assurdo perché da una parte Alien è forse una cosa. Alien è una roba barocca, piena di dettagli, strabordanti, in cui a volte non sai veramente dove mettere gli occhi, no? Quando lo guardi perché è pieno di cose così. Però più l'Alien è così, più intorno, se ci pensi, c'è pulizia, c'è minimalismo, anche appunto nel titolo. Però c'è pochissimo rumore anche nel design di Giger, quello che un designer chiama rumore, l'alieno ce n'ha poco. Senti, però abbiamo parlato di film, video, fumetti, qualche romanzo, alcuni sono molto carini, peraltro, dedicati al mondiale. Sì. Parliamo dei videogiochi, perché c'è un videogioco meraviglioso dedicato ad Alien, che è Isolation, Mamma mia. ma ce ne sono stati tanti, di ogni genere, peraltro, anche se si è sempre premiato più Aliens perché era più facile. Sì, poi o Alien che Predator, che comunque si riesce Sì. meglio.
Tu qual è il tuo preferito? Ma allora, io, senza dubbio Isolation, ci ho giocato poco perché appunto da cagarsi addosso, però ammetto Ah, è che... vero, tu c'hai sempre quel problema, Però, Rocco. allora, l'idea è... Intanto la resa visiva è incredibile, cioè non avresti neanche bisogno dell'alieno per affascinarti in quel gioco. Il fatto poi che l'alieno l'abbiano costruito con due intelligenze artificiali, una che sa dove sei e l'altra che ascolta i suggerimenti di quella dove sei, per me sono quelle soluzioni di game design che ti fanno veramente capire come nei videogiochi, se uno ha delle idee spettacolari, lo portano Allora, ma avanti. per chi non lo conosce, per non dovesse conoscere, Alien Isolation è un gioco in prima persona Con la figlia di Ripley. con la figlia di Ripley, che è una roba che io non voglio sapere. Per me, Sì. con un personaggio X, quella è l'unica cosa che non sopporto. Sì, la retcon per forzata. Sì, l'ha detto. Io, la figlia di Ripley è morta sulla Terra mentre lei stava nel sonno ipercriogenico. Finito. Infinita, non ne voglio sapere altro della figlia terribile. Comunque, questo personaggio X che si ritrova su questa astronave in cui c'è un fottuto xenomorfo e te la devi cavare, cioè devi riuscire a sconfiggerlo e a scappare. C'hai un certo punto di mezzo anche delle intelligenze artificiali mattarelle che mettono una paura Sì, del diavolo, peraltro, mamma nel mia. gioco. Ma il punto chiave del gioco è l'intelligenza artificiale di cui è stato dotato l'alieno, perché è solo uno, è un figlio di mignotta che in più impara quello stronzo. Quindi, se una volta lo freghi che te nascondi dentro l'armadietto e ti passa vicino e non te vede, la seconda volta l'armadietto lo apre. E quindi Sì. tu pensi di averlo fregato perché è uno stupido pezzo di software che hai capito come ragiona, e invece no. Per tanto tempo io mi ero chiesto come cazzo avevano fatto a sviluppare quell'intelligenza artificiale, e l'hanno fatto con due Ah, intelligenze infatti lo artificiali. fanno con due, una sa dove sei e dà dei piccoli suggerimenti all'altra che è stupida, non sa dove sei Sì. per trovarti. Che è Per trovarti. un'idea, Quindi, boh. sì, ma poi è una semplicità totale. Invece di fare un sistema molto complicato, hanno fatto un sistema molto semplice concettualmente e molto funzionale e randomico, quindi è estremamente difficile per il giocatore capire come funzionerà la testa dell'alieno a quel giro, a quella volta. E quindi è proprio un bel gioco. Poi, che ne so, mi vengono in mente Vabbè, c'è cioè il un primo paio. risale addirittura all'Atari 2006 di Alien. Sì, infatti stavo per dirti, il primo che mi ricordo io è quello per l'Atari 2006, che era un bel gioco di tensione, che se non sbaglio venne convertito anche per Spectrum. Sì. Spectrum e Amstrad e Commodore 64. Ah, pure sul Commodore non l'ho mai visto. Sì. Poi è uscito Aliens e Aliens l'ha fatta da padrone per parecchio, me ne ricordo almeno due per Commodore Sì, 64, sì. per un po' tutti i sistemi, poi credo in rapida successione. Aliens è stato veramente Che poi era tradotto una per mezza tutti. avventura grafica, se vogliamo, anche in prima persona, anche lì comunque su Alien. Quello per Commodore 64 ce n'è quale dici, scusami? Quello lì, Alien The Computer, Aliens The Computer Game, il secondo, quello C'erano dell'87. due, c'erano due. C'era uno che era proprio un action e l'altro che invece era tipo un gioco a eventi in cui nel primo evento dovevi portare giù l'astronave, Sì. era Sì, un po' la simulatore spaziale. Cinemaware, sì, è Sì, vero. era abbastanza figo. Poi c'è stata una tonnellata di giochi legati a Alien e Predator, e in Che poi il primo era un particolare mezzo Pac-Man, diciamo. Aliens. Sì. Il primo era un mezzo. Il più bello è il secondo, che c'ha questa grafica che è bellissima, la faccio vedere perché ne vale la pena. Però sì, poi dopo ci sono stati. Poi c'è tutta la parte quella con Alien e Predator, perché poi alla Beh, c'è tutta fine. la parte Capcom, no? Che Sì, sì, erano sì. dei picchiaduro a scorrimento laterale Classici, sì. Tipo il Punitore. classicissimi, classicissimi. Più ogni film si è portato dietro un carico di adattamenti cinematografici, quindi ci stanno parecchi titoli legati a Alien 3, se non ricordo male, tutti Guarda com'è su bello l'alieno, Xbox. guarda com'è bello sto alieno su Commodore 64. È pulitissimo comunque, il design funziona, alla fine. L'uomo con la tuta di gomma, che l'unico problema di Alien, c'è un solo momento in cui il film non regge, che è quando l'alieno vola nello spazio, perché lì fai alla fine è solo un uomo con la tuta di gomma. Sì, si dice proprio. Lì è l'unico momento in cui crolla.
Mentre per tutto il resto del film funzionava lì, l'attimo in cui diventa umano, che Sì. secondo me perde tantissimo. E È vero, Capcom aveva quello, aveva le illustrazioni di Bengus, tra l'altro, è vero, di sì, Capcom. bellissime. L'illustrazione c'era in particolare il tipo mezzo androide, quello Sì. grosso. Vedevi proprio tutto lo stile del Bengus, meraviglioso su quelle cose. E poi adesso c'è anche un bel gioco di ruolo che tu hai comprato, se non erro, no? C'è cioè, un gioco di ruolo, non dimentichiamo come dire, l'incredibile errore di Alien Colonial Marine. Che poi lo sai, no? La storia fondamentalmente sì, allora, era sto gioco buggatissimo, terrificante, ma a quanto ho capito, se mi ricordo bene la storia, però correggetemi, fondamentalmente il gioco poteva essere meno buggato se avessero corretto veramente una roba tipo una virgola. Cioè, tipo c'era un fix che era una cazzata, che in teoria rendeva il gioco giocabilissimo, invece fu una roba. Io mi ricordo che ci tenevo tantissimo a quel gioco, poi mi ricordo che uscì più o meno quando cominciai a frequentare le fiere di settore, e quindi c'era sta roba per cui andavi alle tre, c'era il loader che ti mettevano a fare sopra il loader, a farti la foto, cioè, ero completamente fuori di testa per quel gioco lì, uscì una roba terrifica. In Ma sai, confronto... poi c'ha avuto anche, Questi diciamo, sono... in Italia in particolare è ammantato da leggenda perché Ah, una vabbè. rivista di settore gli diede un 9. voto 9 improbabilmente alto e poi disse no, no, non c'è, non abbiamo preso soldi e poi il gioco neanche girava. No, girava, ma c'aveva tipo, cioè, pensate a una roba in confronto Cyberpunk sembra quasi pulito. Faceva apparire l'Alien versus Predator del Jaguar, gioco ancora all'avanguardia, No, che capisci? c'era Ma quei siamo momenti. parlati. Quelle scene in cui tipo si vedeva l'alieno che camminava storto per i fatti suoi. Pareva Spaceball, sai, al finale di Beh, ci Spaceball. sono parecchi video interessanti dei Sì, bug di lì vi Alien Colonial divertite. Marine su YouTube, ne trovate quanti volete. E E poi c'è il peraltro, gioco di ruolo, è vero. peraltro c'era pure Aliens, appunto, la lunga serie di Aliens versus Predator, comprende invece degli FPS buoni, a Sì. partire dal Jaguar fino ad arrivare alle ultime cose PC. E poi c'è il gioco di ruolo. In realtà ce ne sono stati vari. C'è stato un primo gioco da tavola che però era Aliens, molto carino, oggi praticamente introvabile. Credo che ci sia almeno un altro gioco da tavola uscito recentemente con un Kickstarter, un clone di grosso successo che abbiamo giocato insieme anche con Sì. Che Mattia, che è Nemesis, si chiama. fondamentalmente sì, Nemesis è tendenzialmente Alien senza la licenza, perché il Senza licenza, meccanismo, anzi Alien, proprio neanche Alien, è proprio Alien. sì. E adesso è uscito. Ah, poi Beh, poi Alien, non è fa. vero, c'era Alien Breed, che all'epoca era il super mega clone di Alien, un po' alla Gauntlet, È vero. che E poi c'è tutta la suggerisce. roba della The Warhammer 40.000. Che. Beh, i Zerg, che No. sono, vabbè. Belli questi, bello questo alieno. Potremmo rifarlo, però non rifarlo proprio uguale. Eh? No, no, no. Fallo viola. Esatto, rifammelo viola. Poi gli Zerg, sono, sì, ci sono gli, non gli Zerg, perdonatemi, i Tyrant, i Tiranidi e poi gli Zerg che a loro volta diventano. C'è tra l'altro, se non sbaglio, un gioco in uscita, un gioco da tavolo in uscita di Alien o Sì, pensavo Aliens. fosse già uscito addirittura. È uscito, mi sa, non nel circuito italiano, ma si comincia a vedere ora fuori. Dovrebbe uscire, se ho capito bene, entro l'inizio del prossimo anno, il nuovo. Mentre, Ok. ora come ora, Free League, ovvero Free Aligan, e se non sbaglio Weird Edizioni in Italia, che hanno già portato il gioco da tavolo. In Italia però non è ancora uscito, Il no? giallo, forse il volume in italiano del primo volume, sì, mi pare, Del gioco di ruolo? sì, Oh, cazzo. credo di sì, Vedi, ho qualcosa da ordinare su credo Amazon. di sì, non ti vorrei, non, o forse lo stanno per portare, o comunque bisogna sentire Weird Edizioni se ce l'hanno, o comunque se ce l'hanno in arrivo. Di sicuro c'è in inglese tra l'altro sono uscite parecchie versioni, anche diciamo... C'è un Quickstart molto carino in inglese, proprio scatolato, che ora ce l'ho di là, con le schede già pronte, tutto con la mappa dell'astronave, tutto molto carino, devo dire. E hanno fatto, se non sbaglio, ora vado a vedere, hanno fatto addirittura una versione più dedicata appunto ai Marines,
fondamentalmente. Però ci sono un sacco di... Perché poi alla fine la gente, Vuoi piena fa dei quarti quello. come noi, che voglio fare Marines. Invece Alien appunto è Tra tutto un... l'altro il gioco di ruolo c'ha delle illustrazioni bellissime, hanno Bellissime, trovato un artista infatto. straordinario. Ma e poi ha tutta una roba basata appunto anche lì sulla paura, su ognuno che ha la sua agenda personale, se vogliamo, di cose da fare. Non è, cioè, secondo me da ruolare non è un gioco facilissimo, ho idea. Mi sembra poi non adattissima alle campagne, o comunque mi sembra più adatta a campagne brevi. Infatti, vedi, c'è l'RPG Starter Set, che secondo me è la cosa migliore per iniziare, è anche molto carino, perché vedi, se guardi c'ha un sacco di roba, proprio che poi è anche bella da avere, no? C'ha le Sì, ma io schedine. avevo deciso di comprarlo anche solo per illustrazione ed estetica del gioco. Poi mi dicono anche che è un gioco di ruolo piuttosto sofisticato, bello come Sì, meccanismo, quindi sì, 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 sono sì. E ancora più vedi, curioso. c'è Comunque, appunto... esce in italiano. Sì, esce in italiano. Eccoci, abbiamo riperso Roberto. Si è frizzato comunque. Sì, esatto, Gambero. Comunque, sì, hai perfettamente ragione. Che in cui fa le jet sense, assolutamente sì. Poi, Roberto, purtroppo l'abbiamo riperso. Speriamo che stavolta, visto che non sta disegnando, si accorga che l'abbiamo riperso. Intanto lo tolgo un attimo e vi faccio vedere quello che appunto si può avere dal punto di vista del gioco da tavolo, del gioco di ruolo. Volendo, c'è, rieccolo, eccolo arrivato. Lo Ma aggiungiamo, ecco di qua. proprio merda oggi, E scusatemi. comunque dicevo, sì, credo tra l'altro che il gioco di ruolo si basi più che altro su degli episodi, infatti, non tanto la Sì, campagna. c'ha quest'idea di narrazione molto chiusa, no? Che racconta un momento narrativo chiuso. Per quello ti dico, secondo me, non credo che si adatti particolarmente No, alle robe campagne, lunghe che no. Massimo, secondo me, due o sia tre così. sessioni. Sì, credo anch'io. Perché ora Io vedi, intanto ho quasi finito il mio alienuccio, in inglese c'è il rulebook, che è la base, poi c'è Destroy of Worlds, che sono scenari, lo starter set, e vedi c'è il preordine di Colonial Marines Operation Manual, che già il nome mi fa venire voglia di già lo averlo. so che lo vorrai e dirai: è bellissimo, dobbiamo giocare tutti i Marines. Qual era il tuo Marine preferito? Beh, Vasquez. Penso non si possa avere un Marine non oltre a Vasquez, voglio dire, è Ah, per... non lo so, il mio preferito è Hudson, quindi sai. Ah, beh, anche sì. Che Noi esseri umani preferiamo Vasquez. vorrebbe dire voi esseri umani? Che Hudson è un essere umano reale, è Sì, è uno che vero, è ha reazioni vero. credibili. Vabbè, Non è ce Rambo. l'è. Vabbè, ma ci pensi, ce l'è anche Vasquez, se ci pensi. Che poi. No! Sì, dai, che poi se ci pensi, Vasquez, l'attrice che fa Vasquez. Cosa? Io mi sarei attaccata a Hudson gridando al grido di portiamoci in salvo. Ah, beh, sì, lui ha le reazioni più umane di tutte quelle, sì, è vero. Anche lì, Poi è interpretato da Bill Paxton, ma come fai a non volergli bene che gli dà quel tocco umano clamoroso. Veramente. Hudson? Solo per questa, quando Ripley serissima gli fa: questa bambina è sopravvissuta per ben più di 4 settimane. E Hudson: fantastico, diamo il comando Non a lei. lei allora. No, vabbè. Lui è, in teoria, è che bella è che è la spalla comica, però riesce a non assolutamente farti perdere, se vogliamo, la tensione. No, no, anzi, aumenta tantissimo. No, Diciamo, lui è un uomo perché che non va a morire. è. Cioè, Sì, sì, uno sì. che ti dice: mio Dio, stiamo per morire, io non voglio morire, cioè, sono attaccata alla mia vita, voglio salvarmi la vita. Peraltro, fa la fine veramente più triste e ingiustificata. Doveva salvarsi solo lui. Solo lui e Ripley. Vero, vero, è andare via sereni insieme e tornare a casa. Felici, e anche costruire una famiglia. Esatto. Sì, poi è vero, ma vabbè, però perdonatemi, muore male. Ditemi, cioè, c'è qualcuno che muore bene quando sono di mezzo gli alieni? Non Vabbè, credo. Vasquez alla fine è Vasquez ha la sua contenta, fine fa la gloriosa, è fine. vero. Muore con Gomez, no? Sei Sì, sempre stato uno uno stronzo. stronzo. Gorman, sì. Gorman, Però è vero, però gli Gorman. tocca morire accanto alla persona che più disprezza, dandogli una Che morte però, onorevole. se è redento, no? Se è tornato indietro per lei nel condotto. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Però sì, vabbè. Sì, lei comunque è un personaggio, secondo me sarebbe piaciuta Scott, per esempio, no? Non lo so, no, non Beh, penso però proprio. no, nel senso, è una donna maschile, fondamentalmente. no, piace a Cameron, Scusa, infatti l'ha Cameron, sì, fatta volevo dire Cameron. Cameron, volevo dire l'ha fatta Cameron, è quello il Cameron. È discorso, cioè, vero, no, l'ha fatta è Cameron. proprio il peggio delle donne cameroniane, Beh, cioè, lei è proprio il dell'uomo. manualetto della donna Cameroniana. Tanto, se non sbaglio, Interpreta.
interpretata da un'attrice, se ci pensi, interpretata da una che fatt'altro. poi Cameron ce l'ha come feticismo, perché l'ha portata sia su Il buio si avvicina della loro compagna Catherine Bigelow, sia come mamma di John Connors su Terminator 2. Esatto, i suoi tutori sono morti, ovviamente. Tra l'altro, se non sbaglio, che poi lei vedi l'attrice, lì è trasfigurata, è proprio un'altra cosa. Se la vedi normalmente Sì. sembrano. Giustamente ci dicono: non abbiamo citato Alien 2 sulla Terra. Alien 2 sulla Terra con liberamente le frattaglie, nel senso vennero usate veramente Che anche lì c'è una in. storia bellissima, no? Che tipo ottengono questi soldi, li sputtanano, devono avere Sì. altri soldi e si inventano di tutto. Si inventano la qualsiasi. Il film loro sono fatte tipo 4 settimane di felicità tra Sì. alcol, donne, vacanze e tutto, e poi hanno girato un film con 20.000 lire che casualmente è diventato anche un cult movie. Peraltro ultimamente si parla fortissimamente di fare un remake. Ma va? No, E i vabbè. diritti esistono. Cioè, alla fine c'è un precedente che esiste un film che si chiama Alien 2, che è lecito che esista e quindi se ne può fare remake. Non vedo l'ora, guarda. È Non lì. vedo. Fantastico, sarebbe fantastico comunque. Sarebbe bellissimo. Sì. Magari Senti, io ho anche con finito le edizione batterie che critica. stanno. Tanto l'ultima cosa, perdonami, con edizione critica in Blu-ray, magari ovviamente del remake con Certo, tutte le cose. ovvio, no, in 4K lo voglio in 4K con tutte le edizioni, ma sarebbe un progetto figo, sarebbe da farci il fumetto sopra subito Con dell'Alien Marinetti nel ruolo 2 dell'alieno. sulla. Io Marinetti in un film su Alien, forse. Marinelli, Marinelli. Marinelli, infatti, Marinetti, mi viene in mente Tommaso Marinetti. Marinelli, ce lo vedrei bene in un film sugli Alien, forse, non lo so. Tanto ormai appena c'è un titolo figo dicono e Marinelli interpreterà il Metal Gear. Eppure, o forse no. Tanto, dicevo, l'ultima cosa, chiudiamo, Allen è anche grandissima fonte di merchandising, è diventata come tantissime property. Tu hai là Sì, una io ce sta. l'ho un sacco di roba di Alien. Una delle più belle è sicuramente questa, che è sta statuetta con base che adesso ho staccato. È tipo aver vinto l'Oscar, Che è no? tipo che comunque riporta proprio la sacralità. Sì, ma te l'ho detto, Alien deve essere sacrale. Ma di statue di Alien ne trovi di bellissime a qualsiasi prezzo. Repliche, le repliche delle uova, repliche delle astronavi, repliche delle armi. Alien intercetta proprio un certo tipo di nerd altissimo. Cioè, per quanto sia poco commerciale il franchise, ha generato una roba Sì, infinita, infinita. vero, veramente, ma tantissima roba ha generato. Sì, ma poi anche tutta quella quando si capì che era figo avere le magliette non col logo del film, ma che rimandassero a qualcosa del film e facessero capire che tu amavi quel film, ma c'è una maglietta non scontata, no? Le magliette della Weyland-Yutani, come se lavoravi per la Weyland-Yutani, Sì, quelle che fa Last Exit to Nowhere, quel sito Last bellissimo Exit to là. Nowhere. Last Exit to Nowhere ha fatto il successo con quel tipo di approccio, Io non no? so Fa quante ne quelle. hanno vendute della Weyland-Yutani di magliette, ma. Sì, ma pure in generale di tutte quelle che di quelle del il cappellino del lavoro sulla Nostromo. Io Sì, ce l'ho. anch'io ce n'ho uno, sì, ma. Le toppe da metterti su una giacchetta con Sì. scritto Nostromo, sì, vabbè. E questo sorvolando su tutto quello che ha generato il lavoro di Giger e compagnia. Sì, vabbè. Cominciamo ad addentrarci nel lavoro di Giger. Io lì lascio parlare a te perché veramente la mia analisi visiva non sarebbe assolutamente in grado di arrivarci a uno come Giger. C'è cioè una roba. Cioè, e penso Giger sia veramente uno, ce ne, uno ne nasce. È stato uno dei più grandi artisti del XX secolo, ormai, Così. ha influenzato l'immaginario collettivo in una maniera devastante. In termini artistici, è incredibile. Il suo museo in Svizzera è meraviglioso, con la sua casa, la casa ghigliariana, con il salotto di Giger, le poltrone di Giger, Pensa dove che puoi bello vivere vivere in dentro. casa lì. Pensa che bello vive nella testa di Giger, cioè. Stato veramente probabilmente uno dei più grossi artisti del XX secolo, arrivato sul finire peraltro del XX secolo, al momento in cui era anche difficile poi sacralizzarlo, ma rimarrà per sempre. Vero, verissimo.
Anche oggi siamo arrivati alla fine. Domani c'è un'altra intervista importante, confermata, mi dicevi? Domani doveva Matteo essere Rovere. Matteo Rovere, che invece mi ha detto 5 minuti fa che non può e che mi riconferma per la settimana prossima. Domani magari ritorniamo a montare Google e Ma sì, che, chiacchieriamo. sai, mi manca un po', tra cyberpunk, una cosa e l'altra, non ho dipinto una sega e Bello, comincio. così monto Gumpla e ti insulto per Cyberpunk domani, Ottimo, così facciamo mi tutto insulto. assieme. Te l'ho detto questa cosa, eravamo arrivati a un middle ground in cui si era detto, però vabbè, se lo ruoli ti piace, va No, bene. sai che ho capito? Che Io ho hai capito capito? una roba. Chiudiamo qua. Credo che ci sia in generale un grosso momento di imbarazzo nei confronti da parte della stampa specializzata Io nei confronti imbarazzo di non ne ho Cyberpunk. problemi, onestamente, ti No, 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 ringraziamo. non te, dico in generale, perché io se penso che Edge gli ha dato 9, a me viene il sospetto che non l'ha giocato. Cioè, Edge è una rivista che caga il cazzo a chiunque se un gioco manca di coraggio, originalità, spinta, addirittura si permette quando sei poco meno di Super Mario Odyssey, fanno, però stavolta la Nintendo, e Esatto. te trovi una rivista che dà Polygon, 9. comunque, sì, comunque, loro voti non ne mettono, però comunque premiavano il gioco. Però sì, cioè una volta che tu dai un giudizio così potente su un gioco che ha delle meccaniche del gioco di ruolo di 6 anni fa, cioè da Skyrim. un'epoca pre Red Dead Redemption 2, Sì. cioè è un pre Red Dead Redemption 2, cazzo è strano, eh? Cioè ti dici, che cos'è che ha creato quest'illusione collettiva che il gioco sia più di quello che Poi è? secondo Perché il gioco è me più. c'è anche l'essere cascati un po', se vogliamo, nella trappola dell'aver provato su PC pensando che bene o male non ti saresti Eh trovato di sì, ma fronte. anche al meglio, cioè anche se prendi il gioco al meglio, il Sì, gioco sì, sì. ha quei limiti. C'ha limiti che sono evidenti, che poi puoi accettare o puoi rifiutare, però c'ha limiti Ma infatti, evidenti. secondo me, una volta c'era una bellissima votazione che si usava per i giochi che piacevano alla gente impallinata. Ma non erano al top, che era intorno al 7, 7 e mezzo. E Non si secondo vota. me, Si può se in un chiudere contesto perché. umano, ora come ora, se tu mi Sì. dicessi 7 e mezzo, perché comunque è un gioco per chi ama Cyberpunk, quel Cyberpunk Sì, ma io mi spingerei persino a un là. Sì, 8, 7, 7, 7 e l'otto mezzo, sì. sarebbe il classico voto politico in cui nessuno si Sì, qui ci incazza. metti un po' di cosa. 7 e mezzo secondo me Cioè, sarebbe 7 e ideale. mezzo in un contesto in cui sei ancora un gioco che ti puoi comprare perché ti piace, e Sì. 10 è Breath of the Wild, forse. Breath of the Wild, The Last of Us 2, o Red caso. Dead Redemption si becca 9, il 2. In Sì. quel contesto là, in quella scala di valori là, secondo me è un 7. Cioè, che poi voglio dire, ragazzi, ma anche se gli dessero 4 e vi è piaciuto, Cazzo mi frega se mi è piaciuto. esatto. Io ho Vedi? giocato a della roba inqualificabile che ritengo bellissima, No, quindi. infatti, cioè, come se la gente vivesse solo di arte eccelsa, poi voglio dire. Cioè, Vabbè. al cinema nessuno si fa problemi di dire, guarda, mi piace sto film, è brutto. È brutto, sì, chi Cioè, se ne frega, però è così. esatto. Vabbè, Dai. buona serata! Ciao a tutti. Buona serata, grazie Ciao, ancora per le ciao, donazioni. Ciao, ciao. se vi piace Ciao, se volete vedere il disegno andate sul mio canale Instagram. Ciao, ciao! ciao. Ciao.